E proseguendo come da programma, invito il rappresentante della CNA d'Ancona, Sergio Giacchi, che sostituisce Gregorini, che nel frattempo ha dovuto abbandonare. Prego. Io, come ha già detto la dottoressa Piscitelli, sostituisco il segretario della CNA Marche, Otello Gregorini, e per cercare di fare un quadro sulla situazione degli imprenditori immigrati che lavorano nelle Marche, che operano nelle Marche. Ma prima una parentesi brevissima, perché ha parlato il relatore che mi ha preceduto della situazione di Acquaviva con dei rifugiati. Siccome il caso vuole che sia di Cagli, quindi conosco bene quella situazione, devo confermare quanto detto dal relatore, nel senso che lì ad Acquaviva, prima che arrivassero i rifugiati, c'è stata una situazione di preoccupazione, anche di proteste, insomma si temeva per l'equilibrio della frazione, perché sono pochi gli abitanti della frazione, quindi si temeva che venisse in qualche modo creato dei problemi di convivenza. Poi, una volta arrivati effettivamente questi rifugiati, anche con incontri fatti e promossi anche dall'amministrazione comunale con i residenti della frazione, queste diffidenze sono superate e in questo momento devo dire che esiste un clima di collaborazione, un clima di aiuti, di scambi reciproci diciamo, di esperienze, anche di sinergie. Ma il problema è stato superato nel momento in cui c'è stata la conoscenza, ed è una conferma ulteriore questa, secondo me, che appunto la conoscenza aiuta a superare i pregiudizi. Questa è poi la ricetta per tutte le situazioni di convivenza fra i diversi, fra persone con esperienze diverse, con diverse nazionalità, diversi passati, diversi vissuti. Tornando a quello per cui invece sono qui oggi, entro nel merito della questione, una questione che non riguarda soltanto, come avete avuto modo anche di vedere, di sentire, la presentazione di tabelle, di flussi e sui flussi migratori, e non è soltanto una fotografia quella che facciamo oggi sulla presenza di extracomunitari nelle Marche e nelle diverse regioni italiane. È una lettura, quella che viene fatta ogni anno e che viene ripetuta oggi, alla quale la CNA collabora da anni, da quando c'è il dossier praticamente, per la parte dell'imprenditoria. È una lettura che è anche una lettura sociale, una lettura economica, di un fenomeno, quello dei lavoratori, degli imprenditori immigrati, delle loro famiglie, che è uno degli aspetti, diciamo, più rilevanti della globalizzazione, un aspetto a cui vanno date risposte sociali e risposte politiche. In questi anni abbiamo visto che mentre la presenza degli immigrati nella nostra regione si consolidava e poi aumentavano in continuazione gli immigrati nelle Marche, e aumentava anche il numero degli imprenditori stranieri. Imprenditori che ricordo erano 1129 solo nel 2003, oggi sono 14.433, di cui 12.000 sono imprese individuali, quindi pari all'82,6% del totale. Hanno fatto proprio quindi anche gli imprenditori immigrati, come vediamo, il modello marchigiano, un modello di piccole imprese che coprono più o meno la percentuale, siamo lì, insomma, sopra l'80% delle imprese marchigiane sono imprese individuali. Gli immigrati hanno semplicemente si sono inseriti in questo contesto ed hanno replicato, diciamo, un modello che era già presente sul territorio marchigiano e dove loro si sono inseriti. Queste imprese coincidono perfettamente con la percentuale nazionale, sono l'8,2% delle imprese attive nella nostra regione. Rilevante il fatto che di queste imprese, 3.986 sono imprese guidate da donne, sono imprese straniere femminili, a guida femminile, e sono pari al 27,6% di tutte le imprese extracomunitarie di stranieri nelle Marche, mentre diciamo che la media nazionale è del 23,7%, quindi ci sono più imprese guidate da donne nelle Marche rispetto a quanto è la media nazionale, imprese di extracomunitarie. Questo, nonostante questa crescita, questa presenza di imprenditoria extracomunitaria, imprenditoria straniera in generale, nonostante che ci sia una crisi che ha portato, purtroppo, nella nostra regione lo scorso anno alla scomparsa di più di 4.000 imprese. In questo contesto negativo per, diciamo, l'imprenditoria, poi sono scomparse le imprese più
più piccole, quelle più deboli, più esposte ai venti del mercato e che più hanno sempre fatto affidamento sul mercato interno più che a quello, diciamo, internazionale. In questo contesto però le imprese extracomunitarie sono aumentate di 342 unità, un aumento che c'è stato sempre in questi anni, anche in questi anni della crisi. Quindi, diciamo, il saldo negativo delle imprese marchigiane in attività è parzialmente compensato dalle imprese extracomunitarie. Una crescita costante in tutti questi anni, appunto. Questa crescita non è stata solo delle Marche, ma è stata nazionale. Io ricordo solo che tra il 2011 e il 2013 l'impresa guida straniera in Italia sono aumentate, lo dice, c'era nella tabella precedente, del 9,5%, contro un meno 1,6% di quelle italiane. Ad oggi le imprese condotte da cittadini immigrati in Italia sono poco meno di 500.000, 497.080. Questo non è solo un dato numerico, perché il dinamismo che la componente immigrata dimostra in questi anni, anche nell'imprenditoria, si lega ad una crescente capacità di aprirsi a forme di imprese più complesse. Noi non abbiamo solo imprenditori individuali, con l'82% adulti, ma la restante percentuale sono società di capitale, sono SRL, ci sono anche, guidate da immigrati, esperienze di imprese tecnologicamente avanzate, innovative, ad alto valore aggiunto, sono ancora poco diffuse, ma esistono ed è un fenomeno in crescita anche questo. Per quanto riguarda le imprese che sono in attività nelle Marche, ricordo che il 31,4% sono imprese commerciali, attive nel commercio. Il 26,6% si occupa di edilizia, mentre le attività manifatturiere sono il 15,2%, ancora poche rispetto, diciamo, alla pari percentuale di imprese marchigiane che operano in questi settori, che sono intorno al 30%. Un'attività, quella del manifatturiero, che soprattutto si concentra nell'abbigliamento e nel calzaturiero, mentre ci sono anche il 6,3% di attività di alloggio e ristorazione a guida straniera e il 3,1% delle attività agricole. Si tratta in genere di piccoli imprenditori, per la maggioranza delle parti, ma imprenditori che hanno saputo, come i loro colleghi marchigiani, rimboccarsi le maniche e si stanno impegnando per ritagliarsi un futuro e un presente dignitosi in questo paese dove, graditi a volte meno, hanno scelto comunque di vivere e di insediarsi. Soprattutto assistiamo all'apertura di bar, pizzerie, piccole imprese, negozi. Sono imprenditori che non solo lavorano loro, ma in una situazione di crisi anche occupazionale, come quella della nostra regione, con una disoccupazione giovanile intorno al 44%, fanno anche altro, danno anche lavoro ai loro connazionali spesso, ma anche ai lavoratori italiani. Non dimentichiamoci che versano i contributi per pensioni che loro non prenderanno, ma che prenderemo noi, grazie anche ai loro contributi versati, e quindi fanno la loro parte anche per aiutare a tenere in piedi questo sistema pensionistico nostro. Quindi non è solo ricerca di rimandare le commesse nei loro paesi, hanno anche un contributo a questa parte del sociale, alla nostra tenuta del sistema pensionistico. Dalla loro attività, tra l'altro, deriva un 10% circa del PIL, una quota che nonostante la crisi tende a crescere. Quindi è ora di smetterla, forse abbiamo già smesso, di vedere l'extracomunitario, lo straniero come un colfo, come venditore ambulante, come manovale. Invece cominciano ad esserci una forte presenza di insediamento di imprenditori pienamente inseriti in questo contesto, in un contesto soprattutto, ripeto, è stato anche quello dell'edilizia in passato. In questo momento vi sono attività che vengono svolte, sono sempre meno complementari, sempre più importanti anche in questo settore, anche se spesso purtroppo sono attività che ancora hanno basse margini di profitto e sono soggette ad elevata flessibilità organizzativa e a forte instabilità, diciamo, c'è un forte turnover anche nelle imprese immigrate. Sono imprese, soprattutto quelle delle costruzioni, che in questo momento vivono un momento di grande difficoltà, faticano ad restare sul mercato e danno luogo anche a fenomeni che ricordavano i precedenti relatori,
di ritorno nel mercato sommerso, di ritorno nel mercato nero e quindi di uscita dal mercato del lavoro ufficiale, purtroppo. Devo dire che in questo settore, ma anche in tanti altri settori, non vengono aiutati dalla burocrazia e dalla legislazione italiana e vanno incontro a difficoltà più alte rispetto agli imprenditori italiani. Per esempio, basta solo ricordare le pratiche amministrative, che già sono onerose per noi, ma per gli imprenditori immigrati risultano più ostiche decisamente, non soltanto perché sono meno conosciute, perché vengono da realtà e da esperienze diverse, ma perché sono regolate anche da normative più complesse, senza dimenticare poi le difficoltà di accesso al credito, che un sistema bancario che ha già ristretto il credito, se un credit crunch gigantesco nei nostri confronti, è ancora peggio per loro, è meno accessibile, perché vengono chieste garanzie che gli immigrati possono fornire sempre con maggiore difficoltà. La formazione, l'abitazione, la conoscenza della lingua sono elementi che sono barriere all'inserimento, barriere allo sviluppo, non solo economico ma anche sociale, dell'integrazione. Ed è su questi aspetti, l'aspetto della burocrazia, del credito, della formazione, che noi come associazione di categoria, come CNA, ad Omaco, anche qui nelle Marche, cerchiamo di impegnarci anche con i nostri uffici, con una costante azione verso di sensibilizzazione, verso le istituzioni, verso le banche. Per fare una parentesi sul credito, ricordo che secondo i dati CLIBIS, recenti dati CLIBIS, gli immigrati hanno inciso per l'11% sulla richiesta di crediti finanziari del 2013, quindi un'incidenza relativamente meno marginale di quello che si può sembrare. Hanno inciso molto le richieste per quanto riguarda i rumeni, gli albanesi e i marocchini, mentre i cinesi praticamente sono inesistenti su questo mercato. Si piazzano al 29° posto ed è un dato che riflette l'abitudine che conosciamo della comunità cinese a ricorrere soprattutto all'autofinanziamento e al supporto delle reti parentali e comunitarie. Lo sappiamo benissimo che la comunità cinese tende ad aprirsi meno di altre comunità per quanto riguarda il contesto sociale e anche economico. Certamente quello che serve sono interventi più efficaci che sostengano maggiormente l'accesso al credito di questi imprenditori, sia rispetto ai tempi per l'erogazione, hanno bisogno di tempi celeri perché si trovano in difficoltà di liquidità, sia rispetto alle garanzie che vengono richieste a questi imprenditori. Ricordo che tra l'altro che gli imprenditori stranieri nel territorio del Marche sono relativamente giovani, due imprenditori su tre hanno tra i 30 e i 49 anni e sono soprattutto cinesi, marocchini, albanesi e rumeni in particolare. Su questa ripartizione etnica, curiosità, ma più che non è curiosità, è anche strumento di lavoro, soprattutto dall'est europeo arrivano immigrati che sono imprenditori soprattutto edili, albanesi e rumeni in particolare. Tra i marocchini e i senegalesi prevale il confronto di commercio ambulante, se guardiamo al trasporto, al magazzinaggio, troviamo soprattutto in prevalenza peruviani, mentre i cinesi sono, diciamo, praticamente orientati verso i laboratori di confezione, articoli pelle e attività di ristorazione. Tra l'altro in questi ultimi anni non è cambiato solo la tipologia dell'imprenditore immigrato, è cambiata anche la tipologia del lavoratore immigrato, che è sempre più un lavoratore meno marginale e sempre più invece in possesso di conoscenze, di forte volontà d'affermazione, anche con un livello culturale più alto rispetto ai primi fenomeni di immigrazione di 10-15 anni fa. Infatti ad una manodopera scarsamente qualificata straniera si è anche affiancato un numero di cittadini immigrati che possiede diplomi tecnici, cerca riconoscimento alle proprie competenze professionali. Molti di questi, di fronte alla difficoltà di entrare nel mondo del lavoro dipendente, sceglie di diventare imprenditore. Molti di immigrati poi lasciano il lavoro dipendente per mettersi alla prova e entrare nel mercato con un nuovo status. Questi immigrati hanno alle spalle anche esperienze lavorative e formative, cercano una continuità e una sicurezza maggiore e vogliono guadagnare di più, soprattutto visto che come lavoratori dipendenti, l'ha ricordato, percepiscono il 60% in meno rispetto al salario corrisposto agli italiani, e poi soprattutto vogliono sfogarsi di diversi pregiudizi con cui in molti casi vengono ancora giudicati. Poi c'è un altro fattore che va a nostro vantaggio, a vantaggio dell'imprenditoria nazionale, cioè la presenza e il ruolo dell'immigrato imprenditore. Abbiamo visto in CNA anche nei rapporti con loro,
è un fattore di crescita, di internazionalizzazione anche del sistema imprenditoriale locale. E secondo una recente indagine fatta dal CNEL, realizzata sempre dal Centro Studi di Ricerca IDOS, insieme a CNEL Union Camere, il 16% delle imprese immigrate intrattiene contatti con i paesi d'origine degli imprenditori coinvolti. Quindi sono potenzialità anche di collegamenti e di conoscenze che però andrebbero meglio sfruttate, incentivando la vocazione degli imprenditori immigrati e sostenendo quelli che già sono in attività. È una risorsa questa degli imprenditori immigrati, è una risorsa che va seguita e che consente di frenare anche la crisi che si attraversa. Noi in Italia, come CNA, come associazione imprenditoriale, ne associamo 11.018 di queste imprese, di cui 977 le associamo nelle Marche. Sono numeri importanti che stanno indotto ad attrezzare il nostro patronato per aiutarle a seguire le pratiche, a fornire assistenza amministrativa, assistenza fiscale. E poi abbiamo costituito, per far seguito con i fatti alle parole, CNA World. È un servizio specifico per gli imprenditori immigrati che fa una consulenza specifica e che li segue passo passo nel loro cammino imprenditoriale. Una delle ultime cose che intendo dire è che questo segmento di imprenditorialità, quella extracomunitaria, è un segmento che è iscritto all'albo delle imprese. È nota alla legge delle entrate, è nota all'INPS, è nota ha rapporti con le banche, si associa con noi o con altre associazioni di categoria, utilizza i servizi del credito, dei consorzi fidi, ha una certa patronanza della lingua ovviamente, e quindi sono fenomeni di immigrazione di successo, fenomeni di integrazione che aiutano anche il loro connazionale ad un'integrazione migliore nel nostro contesto, nel nostro panorama, diciamo, cittadino, delle città e delle regioni. Praticamente cosa succede? Succede che l'ambiente della piccola impresa, favorendo l'inserimento nel mondo del lavoro, accelera anche il processo di integrazione. È un ruolo strategico quello della piccola impresa, riconosciuto anche dalle organizzazioni di governo internazionali, tanto che a livello comunitario esiste un progetto che il piano d'azione per l'imprenditorialità 2020, che è stato adottato all'inizio dell'anno scorso, ed è rivolta a sollecitare i governi europei ad adottare politiche adeguate per sostenere e valorizzare i potenziali imprenditoriali delle popolazioni immigrate. È un impegno finalizzato alla rigenerazione dei territori sofferenti sul piano demografico e produttivo ed è finalizzato a creare nuovi posti di lavoro e a sviluppare settori strategici. Questo perché, secondo il rapporto, le nuove imprenditorialità straniere meritano grandi attenzioni perché, cito testualmente, sono espressioni di un accentuato dinamismo occupazionale che risponde ai bisogni dello stesso tessuto produttivo locale e che dà prova della spiccata capacità dei lavoratori migranti di leggere l'andamento economico del paese e di reagire attraverso l'autoimpiego alle recenti sfide occupazionali poste dall'attuale fase di crisi. Quindi, per garantire uno sviluppo concreto di queste potenzialità richiamate anche dalla Commissione europea, occorre rinnovare uno sviluppo dell'intervento su questi fattori di criticità, che cita anche il rapporto. Accesso al credito, appesantimenti fiscali burocratici, formazione di impresa, esigenze di innovazione. Particolare impegno poi ritengo vada data anche nelle fasi successive allo start-up, non solo alla nascita dell'impresa. Vanno agevolate le sforme societarie più complesse delle imprese individuali e vanno aiutati a far emergere quelle sacche di illegalità che rischiano di penalizzare i tanti stranieri che lavorano onestamente da noi e che fanno attività imprenditoriali da noi. Vado velocemente alla conclusione. Un aiuto concreto per i cittadini extracomunitari, ad esempio, che vogliono avere un'attività in Italia, con un progetto imprenditoriale valido, adesso si ha grazie alla recente normativa che consente di ottenere un visto d'ingresso in un tempo brevissimo, entro 30 giorni dalla domanda. Ovviamente per ottenere questa agevolazione l'aspirante imprenditore straniero deve compilare una richiesta, deve presentare un business plan che dovrà essere valutato dal comitato tecnico e deve avere le risorse, ahimè, finanziarie per lo startup che devono ammontare ad almeno 50.000 euro, che mi immagino che è un ostacolo grosso, ma questo è.
l'Italia, c'è aperto questo provvedimento insieme a Canada, USA e Cile, ha fatto il suo ingresso in questo programma Startup Visa, che ha l'obiettivo di facilitare la mobilità delle imprese straniere all'interno di un mondo sempre più interconnesso. Questo impegno, l'impegno delle associazioni che oggi presentano questo documento, rappresenta la migliore risposta alle richieste di integrazione sociale ed economica dei cittadini extracomunitari e degli imprenditori stranieri. Però soprattutto, e chiudo veramente, dobbiamo essere pronti innanzitutto non solo ad accogliere gli stranieri dal punto di vista economico, dobbiamo essere pronti soprattutto ad accoglierli aprendo le nostre menti e i nostri cuori a questi nuovi cittadini che arrivano con speranza nella nostra regione in Italia. Grazie.